È il mio passato, diciamo che già negli anni 70 mi occupavo della Lega Non Violenta Detenuti, sono stato segretario qui a Cuneo e nell'82 purtroppo qui a Cuneo io ero un commesso di gioielleria, sono entrati e mi hanno imbavagliato occhi, naso, bocca. A 31 anni mi sono trovato con un'invalidità perché mi hanno picchiato con la pistola in testa, ho una contusione cranica. Quindi ci sono molti anni. Io 7 anni fa ho creato un'associazione ai Casocepi, l'associazione interscambi culturali, artistici e sociali, e adesso in particolare 7 anni fa ho creato anche il premio alla buona volontà, dove vado a premiare persone, associazioni che si occupano di donne, che si occupano anche dei detenuti, al supercarcere di Cuneo, e seguo questi ragazzi per l'agricoltura. Questi sono i loro prodotti, non ne abbiamo molti perché insomma la stagione è quella che è. Comunque questi prodotti vengono venduti, poi vengono acquistati dal Baladen, che naturalmente è autorizzato e tutto, e questi prodotti li trovate, praticamente sono i prodotti che usano al Baladè.